E ciao a tutti, benvenuti su Noi Quiz. Questo è un nuovo format sperimentale, attenzione. Uniamo un po' dei grandi successi del canale. Vi ricordate il cuoco ubriaco, le ricette ubriache che abbiamo fatto qualche mese fa? Vi ricordate il bianco e nero? Quei format, quei giochi che univano gli opposti? Bene. Che succederà? Ho pensato di fondere questi due successi del canale Noi Quiz e di creare queste challenge, queste sfide tra titani. Avremo a opporsi oggi gli spaghetti versus le linguine. Un'opposizione netta, radicale, perché non c'è tanto via di mezzo. I due mondi sono un po' inconciliabili, no? Io stesso li amo entrambi in realtà, però ecco, in alcuni piatti non ho dubbi su cosa utilizzare delle due. E voi invece siete più pro spaghetti o pro linguine? Fatemelo sapere subito nei commenti. Mettete pausa e scrivetemi il vostro partito d'appartenenza, spaghetti o linguine. Allora, in questo video cerchiamo anche di vedere i punti di accordo, se possibile. Mi viene in mente intanto un piatto in cui i due tipi di pasta dialogano, sono ad esempio gli spaghetti allo scoglio o le linguine allo scoglio. Io tendenzialmente preferisco le linguine, non so voi, però in cucina a volte le posizioni nette talebane non pagano. Questo quiz invece vuole anche capire le sfumature e dove la cucina è anche più ortodossa, quindi un quiz veloce sulle linguine e gli spaghetti, cosa utilizzare, in quale contesto sono più adatti, l'uno o l'altra. Siete pronti? Quattro quesiti veloci più uno in cui faremo un po' di armonizzazione, di pace tra i due contendenti. Prima domanda, spaghetti versus linguine, uno o l'altra, decidere. Allora, esiste un piatto della cucina barese che ho scoperto recentemente, si cucina in padella direttamente e si chiama spaghetti all'assassina o linguine all'assassina. Vi dico che gli ingredienti sono molto semplici della cucina povera, quindi un sugo rimasto avanzato, le cipolle, un po' di sale, l'olio, eccetera. Scrivete la vostra risposta, spaghetti all'assassina o linguine all'assassina? Secondo quesito, se ho dei peperoni cruschi, benedetti peperoni cruschi lucani, e voglio fare la pasta con la mollichella, quale delle due utilizzerò? Le linguine con la mollichella o gli spaghetti con la mollichella? Ovviamente con i peperoni cruschi aggiunti. Risposta tra poco. Domanda numero 3. Rigorosamente, in Liguria, il pesto genovese, quindi fatto al mortaio come da tradizione, come da disciplinare, richiede lo spaghetto o la linguina? Quindi serve lo spaghetto al pesto o la linguina al pesto? Domanda numero 4. C'è un piatto laziale che proprio vieta le linguine. Quale piatto è? Attenzione, abbiamo anche la possibilità con un quinto quesito di trovare un punto d'accordo. Queste due paste, secondo disciplinare, quindi per essere prodotte, DOC, hanno bisogno di una lunghezza standard. Quanti centimetri? 20 centimetri? 25 centimetri o 30 centimetri? Prendete i pacchi di pasta che avete a casa, amici di Noi Quiz. Allora, ecco le risposte, vediamo come ve la siete cavata con questo linguine versus spaghetti. Allora, eccomi, amici di Noi Quiz, a darvi le risposte ai 5 quesiti. Allora, la prima domanda riguardava la cucina barese, vi ricordate? Abbiamo parlato di questo piatto che si fa direttamente in pentola e si tratta degli spaghetti all'assassina.
Domanda numero 2 riguardava la cucina lucana della Basilicata. Ovviamente, rigorosamente, tradizionalmente, gli spaghetti alla mollichella, con la mollichella cosiddetti, e i peperoni cruschi sono quelli, non esiste la linguina, quindi spaghetti con la mollichella e i peperoni cruschi. Domanda numero 3 riguardava la cucina ligure. Con il pesto, ovviamente, vanno rigorosamente le linguine. L'unica alternativa riconosciuta dai liguri sono le trofie, e poi accompagnate magari con le patate lesse e i fagiolini. Domanda numero 4 riguardava un piatto della regione Lazio in cui le linguine sono assolutamente bandite. Ce l'avete? Sulla punta della lingua? Si trattava dell'amatriciana, ovviamente. Ad Amatrice, la matriciana è solo con gli spaghetti. E adesso, per trovare questa quinta domanda comune sulla lunghezza di questi formati di pasta, vado a dirvela di là. Abbiamo detto 20 cm, 25 cm o 30 cm. La risposta esatta è rigorosamente 25 cm. Bene. Come ve la siete cavata con questi 5 quesiti sugli spaghetti e sulle linguine? Fatemi sapere la vostra filosofia. Magari se avete una bella ricetta riguardante l'uno o l'altra, sarà ben gradita al pubblico di NoiQuiz. Qua sotto leggiamo tutto, io vi risponderò ad uno, vi aspetto come concorrenti del canale. Troveremo altre puntate, spero, di questi confronti culinari, e vi aspetto sul canale NoiQuiz ogni settimana. Cliccate su iscriviti e sulla campanellina per non perdere i prossimi contenuti. A prestissimo, ciao da Pino!